Dragon Ball si sa, è sempre stata una gran commercialata sotto il punto di vista del mercato. Ma commercialata cosa vuol dire? Vuol dire forse che non gliene importa niente agli autori della qualità? Che venga esclusivamente usato per fare soldi, per arrapare più soldi possibili? Cioè, parliamoci chiaro, al giorno d'oggi specialmente, tutti. Tutto, ma è ovvio, da sempre le cose si fanno per i soldi, perché i soldi purtroppo sono quelli che fanno girare il mondo, che ci vogliamo fare? Ma secondo me c'è una grossa distinzione tra voler fare una cosa solo e esclusivamente per arraffare soldi e creare oltre a quello un prodotto che sia anche di qualità, perché Dragon Ball è evidentemente uno di quei prodotti che piace a tutti praticamente, parlando del classico. Per come la vedo io, dopo 18 anni che la produzione di Dragon Ball si era interrotta, che il prodotto doveva essere praticamente concluso, è ricominciata con Battle of Gods per riaccontentare i fan. Ma non solo per riaccontentare i fan, perché se si fosse trattato solo di quello, secondo me avrebbero tirato fuori una roba tipo GT. Invece hanno voluto realizzare un prodotto di vera qualità, oltre che per far soldi ovviamente, perché i soldi gli servono, eh. Battle of Gods è il primo film in cui partecipa Toriyama e rendono tutto, curano benissimo nei minimi dettagli, realizzando i combattimenti epici con scene straepiche. Dal finale Battle of Gods fa capire che apre una nuova frontiera, praticamente questa storia degli universi, eccetera. La sceneggiatura di Toriyama, di tutta la storia, partendo da Battle of Gods fino a finire quello che sarà l'ultimo episodio di Dragon Ball Super, diciamo, è praticamente. Si era praticamente fatta prima della realizzazione del film. Può essere che magari sia stata più approfondita dopo il rilascio del film, ma con questa scusa qui, hanno creato Dragon Ball Super. Dragon Ball Super è una serie palesemente fatta esclusivamente solo per i soldi. Può essere che alla fine i fan riescano a convincere la Toei a fare i prossimi episodi più fatti meglio, che poi terminerà anche il rifare dei film, ma secondo me già la partenza doveva cancellare tutto, far ricominciare tutto da zero. Mi hanno chiesto Shark, ma secondo te è giusto criticare Dragon Ball Super solo perché va a rifare i film? Sì? Sì, no, non è per il fatto che è giusto, è il fatto dell'ovvietà. La realtà è che la gente non vuole guardare in faccia, semplicemente perché dopo 18 anni aspettando trepidamente una nuova serie di Dragon Ball e di film non gliene frega un cazzo, ecco qua il risultato. Per prima cosa in questo video cercherò di spiegare nella maniera più lucida possibile che direzione intende prendere la serie e perché fa schifo e perché è un palese metodo di arruffare soldi fregandosene della qualità. Dopo andrò invece a rispondere diciamo, al pubblico di tutte le scuse che si inventano per parare la faccia alla serie, perché sono patetiche, ma dunque lo risponderò dopo. Magari alcuni penseranno che adesso ridica un po' le stesse cose che ho detto nei precedenti video, però il fatto che nei precedenti video facevo il personaggio alla fine era tutto sclerotico, incazzatissimo alla Zeb89 e giustamente c'era il caso di spiegarlo in modo più dettagliato in una maniera lucida, quindi vi invito a seguire il video fino alla fine, diciamo. Dopo gli straordinari incassi, perché sono stati abbastanza straordinari gli incassi di Battle of Gods e fu cazzo di F, la Toei Animation ha trovato praticamente questa genialata, diciamo, meschina di usare la scusa del fatto che non si poteva inserire tutto nel film, tutta la sceneggiatura di Toriyama, che l'aveva approfondita dopo, magari, cose, robe. E quindi, vedendo che i fan gradirebbero molto di più una serie anziché un film, tra l'altro con delle critiche ai film che non stavano né in cielo né in terra, di questo ne avevo già parlato, la Toei Animation ha capito fin da subito che non ci sarebbero stati problemi. Ha ricominciato da il reboot di Battle of Gods, sarà una serie di, si dice 100 episodi sarà, ma comunque, se la serie non fosse partita a rifare Battle of Gods, sarebbero stati quanti? Una ventina di episodi in meno? E allora? Ovviamente, siccome devono essere più episodi possibili, e con la scusa che non tutti vanno a vedere il film, perché alla gente gli pesa il culo, non vogliono alzare le chiappe, andare al cinema, comprare un DVD, vogliono solo stare solo comodi lì sulla televisione, 20 minuti a settimana, così, bellino. Ecco, cercando di rendere abbastanza bella l'idea,
La serie va a rifare dunque la storia di Battle of Gods in maniera più approfondita, ma che nella realtà, secondo me, vi parlo in modo proprio sincero, da fan di Dragon Ball da anni, annissimi, gli approfondimenti sono assolutamente inutili. Sono qualcosa che non è necessario, insomma, magari ai più interessati va bene, ma si poteva fare qualcosa di inedito a parte. Non c'era bisogno che una serie da capo vada a sostituire, perché il fatto che sostituisca è quello che mi fa più incazzare, tra l'altro, perché i film, essendo fatti in modo impeccabile, fa abbastanza male al cuore rivedere quelle scene epiche, magari, che ne so, tipo lo schiaffo di Bills a Bulma con Vegeta che si incazza, che qui era in maniera epica, fluida, con un combattimento fatto benissimo, con fatto che gli faceva uscire il sangue da Bills. Invece qui nella serie c'è parte che Vegeta si sta sembra cagando addosso, ecco, posta, no? Perché devono farla in maniera più diversa possibile. Ma se nel film era magari anche un po' troppo fluida, diciamo la verità. Poi ho visto anche i recenti episodi del combattimento tra Goku Super Saiyan God e Bills, che è reso in maniera totalmente diversa, è reso in maniera in chiave molto molto più comica rispetto a questo. Qui era praticamente fottutamente epico, qui è, diciamo, si basa più su una cosa più comica. E per carità, questo ci può anche stare, perché alla fine il vero stile di Toriyama, se vogliamo essere sinceri, è quello. Il problema è quando vai a sostituire, perché secondo me Battle of Gods doveva restare quello che era e poi proseguire magari sì a serie. Invece poi i disegni sono fatti male, ora malissimo, ora vi spiegherò il perché. Dopo la serie, la lavorazione della serie non è che è stata fatta prima, dei mesi prima, un anno prima, no. È stata iniziata, diciamo, dopo il rilascio, dopo poco dopo il rilascio di Fokatsu no F, sicuramente. Può essere che degli episodi vengano disegnati solo la domenica prima della trasmissione. Per questo, se dopo sembra che ci siano sgorbi, no? Che poi, vabbè, stanno dicendo che stanno migliorando, magari, ovvio, perché, vabbè, dopo un tot di visualizzazione agli episodi, poi arrivano soldi, vabbè. Però non significa che se la serie andrà pian piano in un miglioramento della qualità, sia una serie salvabile, perché non lo è e non lo potrà mai essere, e ora cerco di spiegarlo, perché anche se i combattimenti e le scene sono rese in maniera diversa, tra l'altro la maggior parte uno schifo, lo dico sinceramente, dovrebbero pensarla tutti, poi vabbè che sono in gusti personali, sì, però alla fin fine, se la storia è praticamente quella, anche se resa in maniera diversa, sulla nave, anziché lì, anziché il coso che fa, cioè, eppure la gente la fa passare come la nuova serie di Dragon Ball, è questo che fa veramente storcere il naso, anche per il fatto che se parlando per quelli come me che si sono veramente affezionati a come era reso in Battle of Gods l'originale, veramente ti fa male al cuore dopo sapere che questo era sostituito da una roba fatta malissimo che non c'entrava nulla. Dunque sì, principalmente il problema è questo, che la gente lo ha preso come un dato di fatto, che stanno a rifare Oh, ma stai scherzando? Qual è dato di fatto una sega? E questo è il motivo principale per cui la serie è un aborto. Per il semplice fatto che poi se alla fine, sì, alla fine della saga di Battle of Gods, tra virgolette, perché per me quello non è Battle of Gods, quello è merda, va bene? Dopo il, diciamo, il combattimento finale che mostra per concludersi tra Goku Super Saiyan God e Bills, o c'è il finale stesso del film, oppure se proprio viene cambiato, comunque alla fin fine mi farebbe schifo in entrambi i casi. Poi sì, vabbè, sarebbe un fatto di gusti personali, ma proprio già il fatto di prendere un prodotto che hai fatto per qualità, per dare qualità veramente dopo 18 anni, che la serie, che la gente si aspettava qualcosa di grosso, poi molti non l'hanno capito perché sono dei idioti, ma questo è un discorso a parte che avevo già fatto prima. Io vi giuro, ragazzi, vi sto parlando da un appassionato che veramente aveva perso la testa per questo prodotto. Per forza mi ci incazzo tremendamente. Non vi ricordate il primo video che ho fatto su Dragon Ball Super? Che lì sì, veramente, un po' sì, scherzavo ovviamente, la facevo molto alla Zeb. Però in fondo dal cuore, tutta quella incazzatura che mi veniva fuori era sincera per il film, tra l'altro, per difendere il film. Principalmente lì difendevo quello alla fine, perché veramente, dai, si vedeva, è una palese. Eppure il fatto è che c'è della gente che è più convinta che Dragon Ball Super sia meno per soldi e più per qualità, invece il film è il contrario, che è solo per soldi. Oh, ma su che pianeta vivi? Ok, ora lasciando stare il discorso del fatto di fare i film, andiamo a parlare proprio dello specifico, insomma, di altri difetti della serie.
L'episodio pilota. L'episodio pilota può anche essere... Allora, l'episodio 1, diciamo, può anche essere carino, ma il fatto è che è sbagliatissimo come episodio pilota. È proprio come non dovrebbe partire una serie. Prendete ad esempio la serie di Lupin 3 dell'avventura italiana che sta andando in onda su Italia 1. Ha un episodio pilota tecnicamente praticamente perfetto, impeccabile. Poi se volete ci farò un video a parte perché la sto andando veramente per le lunghe qua. Qui in Dragon Ball Super l'episodio pilota, la maggior parte sono Goten e Trunks che vanno a fare sto regalo per Videl, poi vabbè sketch comici che fanno vedere il ritorno dei personaggi, come sono cambiati, ma nei minimi quello, perché più in realtà si basa più su appunto questi sketch comici di Goten e Trunks, poi vabbè la scena di Bills, quella che dovrebbe, per chi non ha visto diciamo il film, che dovrebbe farti introdurre Bills e Whis, diciamo, che lo fa nella maniera più sbagliata più totale, perché tu vedi, insomma, sto qui, no? Che non gli piace il cibo che gli offrono e quindi distrugge mezzo pianeta. Minchia, questo sarà un cattivone con i fiocchi, pensi? Magari non quanto Cell o Freezer anche. Insomma, no? Tu pensi che sarà un cattivo, proprio un villains. Non... E invece dopo vai a scoprire che è tutta una cosa comica, capito? Veramente non c'entra niente, è sbagliatissimo. Ci sono quelli che diranno, allora anche nella serie Z c'era Goku che andava a salvare il figlio e basta. No, la serie Z introduceva già Radish, comunque già vedevi l'essere. Vabbè, poi spiega nell'episodio successivo dei Saiyan, eccetera. Però già lì è un piccolo scontro tra Junior e Radish, insomma, ti faceva capire già che la serie sarebbe stata intenzionalmente secondariamente su come era la prima serie, cioè più sul lato comico e avventuriero, invece che poi cioè, sarebbero stati gli stronzi con cui avrebbero faticato a combattere, la violenza, eccetera. Cioè, secondo me, poi già dal fatto che non andava a rifare nessuna storia già vista prima, capito, già lì non era perfetto l'episodio pilota della serie Z, però poteva andare bene, diciamo. E poi i combattimenti sono arrivati quasi subito dopo. Invece in Dragon Ball Super, no! Dragon Ball Super, che poi addirittura il combattimento sarebbe dovuto essere nell'episodio 4 e nel 5 gli sketch della banda di Pilaf. Invece era un capovolto, invece nel film era prima cosa. Perché? Palesemente per cercare di allungare i tempi, perché dovevano. Perché l'animazione del combattimento non è che lo fai in 4 e 4-8, quindi... giustamente cercando di prendere tempo hanno scambiato le scene. Quindi un primo combattimento ufficiale si vede nell'episodio 5, deve aspettare 5 episodi, capito? Dai, la serie sta migliorando, diventano migliorando, poi ci stanno tenendo. Me ne frega un cazzo, questa serie se si estingue domani sarei contento, guarda, contentissimo. Bisognerebbe, se è proprio vero che ci tengono alla qualità, bisognerebbe ricominciarla da zero, evitando di andare a rifare le storie dei film. Ma quelli che non vanno a vedere il film, zitto, vanno a vedere e zitto il film, zitto, basta. Non so se ho reso bene l'idea. Adesso parliamo dunque delle scuse che usano per parare il culo. Partiamo dalla peggiore. Io veramente ho visto il peggior commento della storia di un utente di cui non voglio neanche fare il nome. Vi dico solo che fa il tipo gli AMV, quella cosa, mi ha fatto pure la sigla per ZX, che se l'avessi saputo veramente non l'avrei messa proprio, però vabbè. Allora, dice che, ma da sempre Dragon Ball è disegnato male, la serie Z, fanno schifo anche i disegni della serie Z, fanno schifo nelle altre serie, Dragon Ball Super cosa, e poi Battle Gods fa schifo perché i combattimenti durano poco. Io questo qui l'ammazzerei, non è possibile, cioè, Dragon Ball, la prima serie, la serie Z, la serie GT, sono fatte negli anni 80. Vi rendete conto? Negli anni 80 hanno realizzato tipo 1000 episodi così, contando tutte e tre le serie. Una roba allucinante, allucinante. Vi rendete conto del budget che avrà richiesto, tutti quei combattimenti, tutte cose? Che poi, se devo essere sincero, lì i disegni sono anche abbastanza bene, anche per il giorno oggi sono fatti abbastanza bene. Certo, ci sono dei punti in cui si vedono che sono presi sgorbi, ci sono delle puntate che cominciano che magari si erano interrotte con dei disegni in stile diverso, che poi fanno cagare, dopo, però secondo me è sufficiente.
Per quei tempi invece era la perfezione più totale, secondo me, veramente. Facendo tutti quegli episodi, che poi vabbè era palese alla fine che fosse veramente allungata così tanto per le lunghe, la serie Z, vabbè lì era ovvio che la gente dopo finendo di vedere un episodio che ti racconta, che va avanti un poco poco nella storia, perché la serie Z è fatta così, che ci sono moltissimissimi episodi, perché appunto più episodi e più guadagno c'è alla fine. Però si sono sbattuti. Tutti il culo in una maniera assurda. E tu, schifoso, sì, sei uno schifoso, hai il coraggio di andare a dire che, oh, tu nel 2015 avresti il coraggio di profilarmi una serie con 100 episodi in confronto a quegli altri della serie classica, 100 episodi non sono un cazzo, con dei disegni fatti così. Oh, ma stiamo scherzando? Cioè, battono gozze che ha l'evoluzione, no, ma andiamo totalmente a cagare. E poi con la scusa i film hanno un budget superiore, magari sì, è vero, però il fatto è che proprio la serie non è disegnata neanche decentemente, lontanamente, per il fatto che ho già detto prima che può essere che un episodio lo comincino anche la domenica prima della trasmissione, che quindi è lavorato in una settimana o due, se va bene. È una roba assurda, non dovrebbero proprio fare così. Hanno fatto la petizione per fargli migliorare i disegni. No, la petizione la devi fare uno per annullare sta cosa dei film che vengono fatti male col culo perché vengono umiliati alla fine, ecco perché vengono umiliati. Io ecco, per questo mi incazzo, no? Secondo, per far lavorare gli episodi molto prima della trasmissione, non una settimana o due prima, capito? Ecco. Poi, l'altra scusa qual è? Che ci sono gli approfondimenti. Ma gli approfondimenti sono, non sono necessari. Prima che fosse annunciata la serie, dopo aver visto i film, vi sarebbe mancato così tanto avere delle spiegazioni. Magari per qualcosa sì, per qualcosa sono d'accordo a Dio. Per esempio, Vegeta Super Saiyan God, Super Saiyan, come cazzo è possibile che c'è lì già? Quella, ma perché il fatto è che già avevano pensato a sta cosa dalla serie, quindi hanno detto infuocazione F, non lo spieghiamo nella serie, così ci hanno proprio il culo parato, capito? In tutti i modi cercano di pararsi il culo. E ci riescono benissimo. Non è per un fatto che adesso loro sono meschini, perché se questo loro metodo di fare soldi funziona, che lo facciano. Il problema è il pubblico che non ha proprio il coraggio di rispondere, perché dopo che stanno aspettando una serie così, tanto un po', si accontentano pure dello schifo più totale. Che ci hanno avuto il coraggio di venirmi a dire, ma come ti permetti dopo 18 anni una serie di Dragon Ball, dopo tutti che la volevamo, alla fine vi lamentate pure, ma siete degli idioti. No, tu sei l'idiota, sei tu l'idiota, dai, su. Ma scusa, se fa schifo che vuol dire perché è fatto. Cioè, il loro tempo l'hanno avuto e l'hanno buttato nel cesso, questo si può dire, ecco. Dunque, il punto è questo. Io vorrei semplicemente che il pubblico riconoscesse il problema e quindi. E avrebbero detto alla Toei Animation no, non ci prendere in giro. Invece il pubblico si fa prendere in giro, quindi la Toei si fa i sacchi. Ecco, questo è diciamo più o meno il discorso di come la penso io. Poi sì, ecco, tra quelli che dicono che ci insultano perché dicono diciamo, che Dragon Ball Super è bello, che forse vorrebbero far intendere che perché lo dico io, allora io non ho detto di andare a insultare gli altri perché piace Dragon Ball Super alla fine. Che a parte, vabbè, anche se per una questione di gusti, comunque io non potrò mai rispettare i loro pareri, potrei anche dare dell'idiota se è necessario, dipende dai ragionamenti che fanno. Però certo, se proprio vi vengono a dire, magari anche se secondo me, che siete degli deficienti perché Dragon Ball Super fa schifo, no, no, vabbè, allora lì avete ragione voi, assolutamente, rispettiamo gusti e pareri degli altri. Però secondo me bisogna riconoscere quando uno ragiona di merda. Adesso nei commenti potrebbero dire, sei tu che ragioni di merda, Shark. Sarà, io sono convinto di quello che dico. Purtroppo la qualità in Dragon Ball sarà destinata ad abbassarsi perché si era alzata notevolmente con i film e adesso, perché il pubblico purtroppo non può fare a meno degli approfondimenti, delle cose, di scene. Con Vegeta che si caca sotto, già detto 10.000 volte e mi sono stufato. Quindi la chiudo qui, basta. Un altro problema è che io non riuscirò mai a spiegare tutto al 100% del perché questa serie la odio e dovrebbe essere odiata da tutti. Vi ho spiegato, direi, il 70% delle motivazioni, ci sono dell'altro che non riuscirò mai a spiegare. Perché io non sono il tipo, non sono mai stato bravo nelle spiegazioni, probabilmente sono stato scarso anche in questo video per quanto lucido fossi rimasto, ma la verità è che io non dovrei proprio trattare questo argomento, il canale era partito basandosi principalmente su altri tipi di contenuti, poi è diventato più stile vlogger su Dragon Ball, queste cose qua. Quindi ecco,
Questo è tutto e al prossimo video. Ciao da Sharker.